Stai bene? Il caso è stato esaminato con estrema attenzione perché il mio cliente è una celebrità, ma a noi non interessano né la fama né i soldi. Vogliamo i fatti e l'accusa ha presentato una versione dei fatti che non ha retto. Il suo cliente aveva una relazione con la vittima. Il nostro tempo è finito, grazie. La smetti di dare la colpa al mio lavoro per il tuo comportamento, non è giusto. No, quello che non è giusto è guardare la propria madre in TV che difende uno stupratore. Solo perché lo rappresento non significa che mi piaccia. Un cliente è innocente fino a prova contraria. No, è colpevole finché tu non lo tiri fuori. Insomma, che razza di clienti stiamo rappresentando? Ogni persona merita la miglior difesa possibile. Me l'hai detto tu quando mi hai assunta. Siamo qui per dare a ogni cliente la chance di lottare. Non c'è molto da lottare contro una cameriera ubriaca al banco dei testimoni. Una vittoria è una vittoria. Io non voglio essere un avvocato opportunista che difende pervertiti milionari. È questo il modo in cui la gente vede noi e i nostri clienti. Non fa bene a noi e tantomeno a Abby. Cosa ti serve? Cerco un cliente. Qualcuno che sia lontano dai riflettori, qualcuno con un basso profilo, ma che abbia una storia triste. D'accordo. Beh, ce ne sono un paio laggiù. Sono innocenti? Certo, così dico. Che cosa ha fatto? Non lo so. Ma posso scoprirlo. Lei chi è? Un avvocato. Non è un difensore d'ufficio. Come lo sai? È che... Beh, lei non sembra ubriaca. Non sapevi che Brittany fosse lì. Mi dispiace, non sono il tuo avvocato. E posso sapere perché? Perché Greg ha un avvocato come lei? Insomma, lui non ha un soldo. L'ho scelto come cliente pro bono. Beh, è un tossico. È messo male, avrà dimenticato già tutto. Ha detto abbiamo. Cosa? Ha detto ciò che abbiamo fatto. Di che si tratta? Credo di averti incastrata con un vero criminale. Questo ragazzo, Greg, Melissa, è molto problematico. Basta, trovati un altro avvocato. Anzi, difenditi da solo. Vediamo se la giuria si berrà la tua recita da Oliver Twist. Si sieda ora. No, Greg, goditi la prigione. Lo farò e terrò la cella calda per Abby. Tu eri l'unico presente, o almeno l'unico ancora vivo. Sì. C'era anche lui. Greg è entrato in casa. No, non posso. È una prova. Se la prendo, sarà compromessa, sarà inutile. Se non lo fa, la perderemo. Greg la troverà, ne sono certo. Dobbiamo metterla al sicuro. L'ha uccisa lui.